Allora, comprati sicuramente. Iniziamo bene con i clacson. Allora, come avete sicuramente letto dal titolo, questo qui è il secondo video haul di queste settimane, secondo video haul primavera estate di questo di quest'anno. E mi sono arrivate tantissime cose da Rose Gall, veramente bellissime, e anche io ho fatto un pochinino di shopping primaverile e ho anche adocchiato un sacco di cose nuove che non vedo l'ora di comprare. Non so se aspettare i saldi, perché a questo punto le cose che stanno uscendo adesso ormai andranno in saldo, quindi mi sento sempre un po' tipo dovrei aspettare. Però qui in Messico fa talmente tanto caldo già che voglio vestirmi estiva, cioè guardate, sto vestita estiva già adesso, quindi insomma non posso resistere. Quindi mandatemi, non lo so, alcune cose che pensate che potrebbero piacermi, che sapete insomma che si trovano nei negozi che sono qui: Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, anche Forever 21. Così insomma mi potete consigliare qualcosina nuova da acquistare, anche se in realtà non avrei bisogno, perché ho visto già un sacco di cose bellissime nei negozi. Quindi aspettatevi altri video haul, perché sapete che l'estate, primavera estate, è la mia stagione per lo shopping. Allora, vi faccio subito vedere le cosine che mi sono arrivate da Rose Gall. Sono davvero super 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 carine. Poi dopo vi faccio vedere le cose che ho comprato io. La cosa più bella forse che mi è arrivata, oddio, già stavo facendo cadere tutto, che mi è arrivata, sono talmente emozionata quando ho fatto shopping che mi impappino, mi mangio le parole. La prima cosa che mi è arrivata da Rose Gall, e forse la cosa che mi è piaciuta di più, è questa borsettina deliziosa, veramente super carina, sta bene con tutto. Guardate anche con questa maglietta che oggi qua ci sta bene, ma ci sta bene con questo qua, ci sta bene con questa fantasia qua, ci sta bene con questa fantasia qua, sta bene veramente con tutto. Vi ho già dato un po' uno spoiler di quello che ho qui. E allora, questa borsettina di paglia fatta super 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 bene, c'ha anche questi dettaglini qui sotto, c'ha la tracolla che non è di quelle catenozze bruttissime, scomodissime, ma è super morbida. E poi la cosa anche più carina è che dentro, guardate, oh, si è richiuso, c'ha i fiorellini, c'è una stoffa di fiorellini all'interno, veramente super super carina. Guardate quanto è fatta bene, c'è pure questi triangolini di stoffa laterali, in modo che quando aprite non vi cascano tutte quante le cose. È veramente fatta super 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 bene. Questa ve la straconsiglio se c'è ancora, perché è davvero super super carina, economica, perché appunto è un sito cinese, e queste borse di paglia sono veramente un super trend di quest'anno, si stanno usando un sacco. E ce n'era una rotonda che avevo visto, non mi ricordo dove, che costava un sacco, mi pare su Urban Outfitters, tanto per cambiare. E questa qui invece potrebbe essere un ottimo ottimo dupe, non è proprio uguale, però è veramente super super carina. Quindi primo prodotto, prima cosa che ho preso da Rose Gall è quella borsetta. Vi lascio tutti i link giù nell'info box delle cose che vi faccio vedere, e così insomma potete andare a dare un'occhiata a prezzi, taglie, cose varie. Poi la seconda cosa che ho preso è questa camicetta, davvero super super carina. Ma la cosa che non mi convince tantissimo è la stoffa, perché sentite il rumore? Non è delle migliori questa stoffa. Ho avuto cose peggiori, ma non è proprio delle migliori. Però peccato, perché è davvero super super carina. Me l'aspettavo di una stoffina tipo di camicia più morbida, invece è di questa stoffa così. Però pazienza, la indosserò comunque, perché è davvero super 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 carina. Guardate che carina, questa la potreste trovare tranquillamente da Pull&Bear, magari di una stoffa migliore, ma è veramente uno stile Pull&Bear, davvero super carina. È fatta così con le spalle così tutte scoperte. Un'altra piccola pecca forse è che è un po' scomoda, perché quando l'ho provata dovevi rimanere fermo così, perché appunto sennò ti sale su. Però insomma è super super carina, a righine azzurre su sfondo bianco. Anche la manichina è super carina, fatta così con questo elastichino qui, e la parte davanti ha tutti i bottoncini, e sotto è abbastanza svasata come camicetta, abbastanza comoda. E di questa ho preso, mi pare, la M,
però non c'è scritto, quindi non ve lo posso dire. Vediamo se sta scritto sotto magari. No, non c'è scritto. No, non c'è scritto. Però probabilmente ho preso la M. Poi un altro capo super carino che ho preso, lo togliamo dalla stampella, è questo vestito con i limoni, come nell'altro video. Anche qui ossessione giallo per questa primavera estate 2018 e ossessione limoni. Questo vestito è davvero super super comodo perché è senza maniche, la parte di sopra è fatta così, super elasticizzata, comodissima, e poi la gonna è una specie di gonna midi, non troppo corta ma neanche troppo lunga, super super svasata, quindi bella larga, con questi volant qui, vedete? Qui e anche qui. E con tutti questi limoni, veramente super super allegro, proprio estivo, bellissimo. Questo mi è piaciuto veramente tanto. Anche qui vediamo se c'è la misura. Ho preso la M anche di questo, avrei potuto anche prendere la S forse, perché poteva anche andare bene un pochino più corto, però è molto carino. Questo vestito secondo me si abbina perfettamente a queste scarpe. Anche queste le ho prese da Rose Gall e sono super super carine, si stanno usando un sacco, secondo trend alert in questo video, e si stanno usando un sacco quest'estate queste scarpe, quest'estate, io parlo già di estate perché qua per me siamo già in estate, però vabbè, questa primavera, e queste scarpe fatte così di paglia con questo fiocco così. Ne ho viste anche un paio rosse, non a quadretti, da Stradivarius, che vorrei troppo prendere, che sono davvero super super carine. E niente, quindi ho preso queste, ho preso il 37 e mi sta perfetto. E ormai prendo, in realtà io sono 36 e mezzo, però quando prendo il 36 sui siti cinesi mi sono sempre piccole le scarpe, quindi ho imparato a prendere il 37 e cioè veramente c'è leggermente 2 mm in più. Però se avessi preso la misura più piccola mi sarebbero state strette, quindi insomma ho fatto bene a prendere il 37 e quindi ho preso queste scarpe super super carine che guardate quanto ci stanno bene con questo vestito con i limoni, veramente benissimo. E ok, quindi ho preso queste. Poi ho preso questo vestito bellissimo, lungo lungo lungo, unica pecca anche qui è che siccome è fatto così siete un po' limitate anche con questo. Non so se che cosa potrei fare, perché se taglio l'elastico diventa troppo scendente forse, non lo so, però sto veramente così, me lo sono provato prima e sto veramente così, quindi boh, secondo voi che cosa potrei fare per poter stare più comoda? E anche perché ci sono le manichine sotto, vedete, c'è la manica e poi sopra c'è il volant, però cioè è tutto quanto fisso qui sulla spalla, quindi non so cosa fare. E questa è una pecca perché il vestito è davvero bellissimo, c'ha l'elastico in vita ed è così bianco e blu a quadretti e poi è lungo fino a sotto e nella parte finale della gonna c'è questo dettaglio così con quest'altro pezzo di stoffa cucito un po' più svasato, veramente super super carino. E anche la misura è perfetta, appunto l'unica cosa è che è un po' scomodo. Vediamo se c'è la misura, non c'è, però sono abbastanza sicura che anche di questo ho preso la M, non c'è scritto. Comunque trovate il link giù nell'info box per vedere la, appunto, la pagina del vestito, e andate sempre in basso, c'è la tabella con le varie misure e tutti i centimetri della circonferenza seno, spalle, vita, quindi così potete insomma cercare meglio la taglia giusta per voi. Poi ultime due cose che ho preso da Rose Gall, ho preso due costumi interi bellissimi, davvero bellissimi. Il primo è questo giallo che mi piace leggermente di meno, ma non perché non mi piace, ma c'è un motivo. Allora aspettate che questo coso mi si è aperto il ok, il laccettino. Questo è fatto così, guardate, il braccio va qui dentro e poi rimane così, quindi anche questo risulta tutto dritto, però avete un pochino più di mobilità essendoci questi cosi sopra.
e questo è fatto a costine, tutto a righine piccole piccole, e la parte di sotto è così, molto carino, e mi sta bene, tutto ok. L'unica cosa, diciamo, che non mi è piaciuta, non so se notate anche voi, adesso me lo appoggio così vedete, secondo me le spalline le hanno messe troppo al centro, cioè sono proprio in corrispondenza quasi del mio collo, io l'avrei preferite leggermente un po' più in qua, e cioè sono pure fatte molto bene, perché le spalline si possono staccare, hanno questo gancetto, guardate, si può staccare così, veramente cucito benissimo, fatto benissimo, sono anche regolabili, però appunto risultano troppo, cioè troppo vicine, troppo qua, le avrei preferite leggermente più staccate. Io che ho sempre il problema poi che le spalline sono troppo larghe per le mie spalle piccole e mi cascano sempre, ma in questo caso è esagerato nell'altro senso, cioè sono troppo attaccate al collo, diciamo, troppo dritto per dritto con il collo, e non lo so, è un peccato perché non si vede proprio bellissimo addosso, vedete quant'è così. Le avrei preferite leggermente più in qua. Però vabbè, non mi va di spostarle, di farle spostare, perché sono cucite talmente tanto bene che me le terrò così, le metterò così. All'interno c'è anche la coppina, e di questo ho preso la M. Ecco qua. Tra l'altro questo costume, anche se l'ho preso sul Rosgale, c'è scritto Zaful, e Zaful ha cambiato le etichette e ha fatto queste etichette trasparenti, davvero carinissime, tipo plastificate, trasparenti, super super carine. Poi l'ultima cosa che ho preso da Rosgal è un altro costume da bagno, questo è veramente forse il costume più bello che io abbia mai preso su un sito cinese, ve lo stra consiglio davvero. È fatto così, guardate, è intero, ma quando lo indossate sembra quasi un bikini con la mutanda, diciamo, a vita alta, perché c'è questa parte qui tutta scoperta, poi c'è questa stoffa qui al centro, questi laccetti con cui potete fare un nodino o un fiocchetto. È veramente super 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 carino, così a righe bianche e nero, e poi c'ha anche questi due laccetti, anche questi hanno il gancettino così, fatto davvero super 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 bene, e questo lo potete legare dietro il collo. Su questo veramente non ho niente da dire, è veramente fatto benissimo. I laccetti ovviamente potete anche staccarli, e la misura è perfetta, ma qui dietro potete anche allacciare il dietro del seno, insomma, e potete farlo più stretto o più largo a seconda se avete il seno più grande o più piccolo. E è veramente bellissimo, fatto super super bene, per niente trasparente. Vediamo se c'è la taglia, sì, anche di questo ho preso una M, super super carino questo. Poi passiamo alle cosine che ho preso io l'altro giorno, queste cose alcune ve le ho già fatte vedere anche in un vlog, quindi vado veloce. L'altro giorno sono andata ad American Eagle e c'erano un sacco di sconti, quindi ho preso, come vi dico sempre, scusate, American Eagle in Italia non c'è e non spedisce, però è uno dei miei negozi preferiti e vi faccio vedere le cose ogni volta che le compro, perché magari adesso ci avviciniamo anche all'estate, alle vacanze, quindi se alcuni di voi andranno a New York, non lo so, negli Stati Uniti in generale, vi straconsiglio di vedere, se nella città dove andrete, cioè American Eagle, perché è un negozio davvero super super carino, la qualità è ottima, tipo Hollister, e le cose non costano così tanto, ci sono sempre un sacco di sconti, ogni settimana mettono sconti, quindi insomma ci sono davvero cose carinissime e ve le faccio vedere, anche se appunto non ci sono in Italia. La prima cosa che ho preso è questa magliettina, guardate quanto è svolazzante, cioè immaginatevi la morbidezza di questa maglietta, è fatta così grigia con questo scollo così, e la parte di sopra è quella che mi piace di più, perché essendoci queste arricciature qui nella cucitura, fa delle spalle, per me che ho le spalle piccole, fa delle spalle grandi e belle, quadratine, ma non ha la spallina dentro, quindi non è che si vede finto, però fa una forma veramente bellissima, e mi è piaciuta un sacco. E di questo c'era anche rosa e c'era nera con dei fiori. Poi della stessa stoffa ho preso anche questa, guardate, è super super morbida, bellissima, semplicissima, bianca con questi ricamini a forma di fiore. E poi ho preso anche questa è una stoffa normale, insomma, è
una stoffina tipo di camicia, però super morbida anche questa, ma non tanto morbida come queste magliettine qui. E niente, questa è fatta così, nera, con tutti questi pallini bianchi piccoli piccoli, e è leggermente crop questa qui, la parte di sotto è un po' elasticizzata e c'ha questo merlettino nero, poi c'ha tutti questi fiorellini rosa chiari, e anche questa è leggermente scollata e c'ha tutti i bottoncini sul davanti. Davvero super super carina, con queste manichine tutte svolazzanti, ci sono delle cose davvero super romantiche da American Eagle. E poi ho preso anche questo reggiseno, che mi serviva da un po', un nuovo reggiseno senza spalline. Questo c'ha le spalline, però si possono togliere, ed ha delle cuciture stranissime, non ha la solita plastica siliconata, quella là che ti regge e che ti fa reggere il reggiseno, ma ha delle cuciture veramente strane che te lo fanno proprio reggere perfettamente. E in più la parte questa qui dietro, diciamo, è bella alta, quindi anche questo aiuta che si regga meglio. Cioè veramente è una sensazione stranissima, è super strano questo tessuto che hanno messo all'interno per farlo reggere, perché è cucito strano, non lo so. Me l'ha detto la commessa, che è tipo una loro nuova, non brevetto, ma insomma una loro specialità, quella di far reggere il reggiseno, ma con questa stoffa cucita in modo che si regge da solo. Comunque è fatto così, l'ho preso, oddio, il pollice in faccia, e l'ho preso di questo colore grigio, c'erano anche altri colori, però insomma mi è piaciuto questo, perché siccome lo uso spesso con tante magliettine scollate e magari con le bretelline sottili o senza bretelline, di quelle che vanno così, e ho voluto prendere un colore abbastanza neutro in modo che potesse star bene con tutto. Poi da Wish ho preso un costume davvero bellissimo, 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 che appena l'ho visto ho detto no, questo lo devo prendere per forza, ed è questo qui, guardate che bello che è intero, c'era anche la versione due pezzi, però era leggermente diversa, e la cosa che mi piaceva di questo era proprio tutto questo volant fatto così e questo elastichino sotto sempre con questo volant, che nel due pezzi non c'era, era leggermente diverso, quindi insomma ho deciso di prenderlo intero, anche perché ho pochi costumi interi, ho tantissimi bikini, e quindi insomma ho deciso di prendere questo, davvero super 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 carino, questo vi straconsiglio di andare a comprarlo. Poi ho preso queste due cosine per i capelli, anche queste ve le ho già fatte vedere in un video haul, in un negozio, no, in un video haul, in un video blog, in un negozio che si chiama Todo Moda, come potete vedere qui, che è una specie di accessorize, come vi ho detto nel blog, e queste due cose erano al 2x1, tutte queste cose le ho prese con super sconti, quindi sono troppo contenta, e niente, quindi questo è un elastico semplicissimo, e invece queste qui sono degli anellini che si mettono nelle trecce, e li ho già utilizzati l'altro giorno e vi ho già caricato il vlog, quindi insomma potete andare a vedere come risultano sui miei capelli dal vlog precedente a questo video. E poi da Forever 21 ho preso due cose, uno è un bikini, allora è super super particolare, non so se riuscirò a farvelo vedere bene, comunque allora aspettate, questo è fatto così, vedete, anche qui ci sono i volant, questi qua che mi piacciono tanto, bianco con le ciliegine, e la particolarità è che il laccetto si intreccia così e si lega dietro, però potete anche fare il fiocchettino davanti. Comunque cercherò di lasciarvi il link nell'info box, così potete andare a vedere addosso alla modella come sta. E poi la parte di sotto è di queste qui, leggermente a vita alta, non tantissimo, ma è leggermente a vita alta, super semplice, così. E ho preso la S sia della parte di sotto sia della parte di sopra, perché erano le ultime taglie rimaste, però l'ho provato, mi stava bene, e quindi insomma ho preso questo. E poi ho preso questi pantaloni super particolari, che in realtà ne volevo un paio bianchi che avevo visto sul sito, però quando sono arrivata in negozio quelli bianchi non c'erano, e avevo pensato in realtà di provarmi questi qui neri, che erano uguali, però questi sono neri con le arance, quelli che volevo io invece erano bianchi con puntini neri e con i limoni, quindi ho detto vabbè, io mi provo il nero per vedere la misura e poi magari lo compro online quello bianco. Invece quando l'ho provato il nero
mi è piaciuto così tanto come mi stava che l'ho comprato. Tra l'altro non c'era la parte di sopra che adesso controllo, magari la proverò a comprare online, perché appunto il negozio era esaurito, non c'era. Però sono questi pantaloni qui, super super larghi, guardate. E in realtà dovrebbero essere tipo fino a metà polpaccio, però a me mi arrivano fino alle caviglie. Però mi stanno bene comunque perché sono super super carini. E appunto sono fatti così, neri, con questi puntini bianchi e con le arance. Davvero super super particolari. Forse qui le dita ci potrebbero stare bene. No, forse no. Troppa roba, forse no, meglio con dei sandalini neri semplici. E niente, quindi ho preso anche questi e mi sono piaciuti un sacco. E niente, quindi mi sembra di avervi fatto vedere tutto quanto quello che avevo da farvi vedere. E spero tantissimo di avervi tenuto compagnia, di avervi fatto vedere un po' di novità, un pochino di cose nuove che potete trovare nei negozi in questo periodo. Io vi mando un bacione gigantesco e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao Gemmine!